per essere mediatrici credibili davanti all'opinione pubblica mondiale. La Chiesa è chiamata a favorire la soluzione dei problemi riguardanti la pace, la concordia, l'ambiente, la difesa della vita, i diritti umani e civili. Pertanto, animato dal desiderio di trasporre in ambito accademico e dotare di metodo scientifico questo patrimonio di valori e di azioni, istituisco presso Podesta Pontificia Università, che in modo specifico partecipa alla missione del Vescovo di Roma, un ciclo di studi in scienze della pace, quale percorso accademico a cui concorrono gli ambiti teologico, filosofico, giuridico, economico e sociale, secondo il criterio della inter- e transdisciplinarità. Sarà un corso strutturato su un triennio e biennio su questa disciplina che dovrebbe servire per formare sacerdoti, laici, religiosi che hanno a cuore la pace. Il Papa parla di questa opera di formazione di quelli che saranno gli operatori di pace. E non basta, lui dice, un sentimento di pace, c'è bisogno oggi anche di poter agire nel concreto per realizzare la pace. Il corso avrà appunto questa dinamica di essere il primo corso interdisciplinare all'interno qui dell'università che coinvolge tutte le facoltà, la facoltà di teologia, di filosofia, l'istituto giuridico e poi si avvarrà anche di esperti che potranno dare delle lezioni specifiche su singole tematiche.